Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire». Ecco, carissimi amici, questo il Vangelo di oggi, questa pulce nel cuore che ci mette la liturgia di oggi, sabato 16 ottobre, ecco, a me lascia un po' perplesso, perché quando Gesù dice «chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà», chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Ecco, a me viene in mente San Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte e Gesù risorto da morte, proprio su di lui ha fondato la sua chiesa e le porte degli inferi prevarranno. Perciò non dobbiamo nemmeno avere tanta paura di peccare, di rinnegare Gesù, di tradire Gesù. L'unica paura che dobbiamo avere è quella di non lasciarci perdonare da lui una volta che abbiamo sbagliato. Buona giornata a tutti.